Amici di Federico TV, stiamo per andare ad un convegno organizzato dall'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, dove si discuterà della recente sentenza della Corte Europea che ha condannato l'Italia ad un risarcimento di 100.000 euro per il trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Bustarzizio e di Via Cerchio. Siamo con il presidente del carcere possibile, Riccardo Polidoro. Innanzitutto, di cosa si occupa questa associazione? Si occupa della tutela dei diritti dei detenuti, è un'attività di denuncia per quanto riguarda l'illegalità che vige nelle carceri italiane. Abbiamo presentato diversi esposti alla Corte dei Conti, a varie procure della Repubblica, e poi è un'attività finalizzata all'educazione della pena. Qual è il lato più oscuro delle carceri italiane? Il lato più oscuro è sicuramente il sovraffollamento, che non consente di poter attivare la rieducazione dei detenuti, che è un principio costituzionale. Quindi diciamo il sovraffollamento è quello che blocca tutto. Poi sicuramente la mancanza di risorse, la mancata volontà da parte dei parlamentari di non attuare riforme, come sempre un maggior ricorso alle misure alternative. Noi proponiamo una grande depenalizzazione del codice penale che possa far sì che i giudici si occupino poi di processi veramente importanti e che abbiano una rilevanza penale. Se si pensa che il 42% dei detenuti è in custodia cautelare, cioè non è raggiunto da una pena definitiva, quindi chiaramente sono dei presunti innocenti che non solo sono rinchiusi in carcere e quindi sono privati della libertà, ma vivono poi in condizioni assolutamente non dignitose. Noi riteniamo che al detenuto colpevole e condannato in via definitiva possa essere tolta la libertà, ma sicuramente non la dignità, che è un bene non disponibile nemmeno da parte dello Stato. Va bene, la ringraziamo. In Olanda, come lei sa, sono state chiuse 8 carceri per mancanza di criminali, praticamente la situazione opposta a quella italiana, che sembra essere dovuto alla legalizzazione di alcune sostanze stupefacenti. Secondo lei sarebbe giusto un provvedimento del genere anche in Italia? Certamente sarebbe auspicabile un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione. È evidente che vi è un fenomeno cosiddetto di panpenalismo in Italia ed è altrettanto vero che purtroppo le nostre carceri sono piene di detenuti stranieri o comunque economicamente disagiati, quindi molto spesso questi detenuti non riescono neanche a fare ricorso agli strumenti che la nostra legislazione offre per scontare per esempio il regime di semilibertà o agli arresti domiciliari o con l'affidamento in prova al servizio sociale un residuo di pena. E quindi non so se riusciremo mai ad arrivare, sarebbe un sogno, a delle carceri vuote. Certamente però la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invita l'Italia ad un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione. Va bene. Siamo con il professor Benedetto Conforti, giudice emerito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Professore, Cesare Beccaria parlava di prontezza della pena, quindi praticamente che il carcere deve essere il meno duro possibile e deve durare il minor tempo possibile. Temi dunque attualissimi. Secondo lei, quindi, non crede che ci sia una sorta di regressione verso un moderno medioevo? Non so se proprio se torniamo al Medioevo, perché al Medioevo si bruciava, si torturava. Qui siamo di fronte a una vergognosa e vergognosi trattamenti disumani e degradanti, che certo non fanno onore all'Italia, purtroppo. Diciamo che fino a questo momento io ho sempre detto che l'Italia era stata moltissime volte condannata, pensiamo alla durata dei processi, la durata irragionevole dei processi, pensiamo all'espropriazione, eccetera. Però mi illudevo, diceva sono tutte violazioni non proprio del nocciolo duro dei diritti umani, dei rights, ma qui con le carceri invece arriviamo purtroppo e se non si pone rimedio certamente la cosa prenderà proporzioni inammissibili e allarmanti.